Eva deve sapere che si è trattato di una donna speciale con un grande cuore e con la volontà di condividere con gli altri le sue esperienze, ciò che lei amava. Lei amava la lettura, lei amava la scrittura, lei amava la cucina e qui dentro c'è la sua essenza. Noi le mandiamo un bacio grandissimo, fatele un applauso perché veramente, come diceva prima Sofia, oggi siamo tanti più uno. E la costruzione di questa biblioteca è stata volontà, prima ante litteram di Angie e poi è stata volontà dei soci dell'associazione Sfumature in Equilibrio, di tutta la famiglia, qui rappresentata da Laura e da Luisa, la sua nipotina. E io vorrei soltanto un attimo, Luisa, qui vicino a me, non parlerai. Mi ha scritto io non voglio parlare e non parlerai. Però una sola parola me la devi dire. E penso che sia la parola che me la devi confermare più che dire. Possiamo dire che su quella strada che abbiamo aperto prima e che Don Salvatore ha detto di percorrere, una traccia per cercare di non dimenticare le radici e per cercare di renderle linfa per la cultura, è una traccia che proviene dall'eredità di Zienge. Assolutamente sì, non ce la faccio, però ringrazio veramente di cuore tutti perché questa è una cosa molto importante che sta succedendo, che era già successa e adesso sta risuccedendo ancora più, in maniera ancora più profonda, se si può dire, perché zia amava la sua casa, amava Meta, amava Santa Lucia. Amava il quartiere, ci teneva a portare avanti la cultura nel suo territorio in primis. È stata una donna che non fisicamente, ma ha girato il mondo, si può vedere libri che provengono da ogni parte del mondo, però lei amava Meta, quindi essere qui penso che sia una grandissima cosa. Io non riesco a dire molto, volevo ringraziare veramente Antonio in primis e Tobia e tutti quanti perché c'è un lavoro dietro che non stiamo qui a raccontare, ma è grande, un lavoro grande ed è stato fatto tutto per zia ed è una cosa bellissima. Io sono stata praticamente inutile in questo periodo. Sei utile ad altri in questo periodo. Però spero ecco che ripetiamo di nuovo quello che diceva Don Salvatore, la strada che è stata aperta venga percorsa, perché è bello essere qui oggi, ma è bello che ci diciamo, esserci sempre, no? E far fruttare tutti questi sacrifici. Allora, la biblioteca è stata spostata dalla nostra vecchia sede, è stata portata qua, è stata riallestita ed è una biblioteca che ha il patrocinio del comune di Meta, qui oggi rappresentato non soltanto dal sindaco Giuseppe Tito, ma anche dal vice sindaco Pasquale Cacace, che io ho avuto il piacere di conoscere oggi, e dell'assessore alla cultura Bianca Maria Balzano, che è una di noi, io lo dico sempre. Quindi, se mi raggiungi così c'è un piccolo saluto da parte dell'amministrazione perché dicevo prima che questa serata, questa sede, arrivando qui in macchina pensavo come potrei definire questa sede e poiché il mio nipotino ieri ha fatto il vaccino mi è venuto in mente trivalente. Prima di tutto perché c'è la nostra associazione, dopo ve ne parlerò. Poi perché c'è la biblioteca e ne stiamo parlando e poi c'è anche un'altra cosa, ne parleremo ancora dopo. Quindi oggi tutti questi piani si sovrappongono, però in tutte le nostre iniziative, anche le iniziative dell'associazione, l'amministrazione comunale ci è sempre a fianco, ci sostiene, ci patrocina, insomma, ci fa sentire la propria presenza, in particolare con Bianca, sindaco non me ne volere però. Bianca, insomma, sta sempre con noi, ma Bianca porta sempre i saluti del sindaco e quindi sappiamo che c'è una forte volontà
della politica metese di avere, di dare sostegno alla nostra associazione. Oh sì. Grazie, grazie, grazie. Diciamo una cosa, stasera Angie ha fatto il botto, perché vedere tutte queste persone non è da poco, e quindi cogliamo sempre con piacere le iniziative. E quando ci siamo spostati a Casa Starita, mi piace sempre ricordare questa cosa. Angie, parlando con me, con Bianca, Peppe, noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare una biblioteca, e mi diceva sempre: caro Peppe, io non ti ho mai votato e continuerò a non votare. E io gli risposi, disse: guardi Angie, ho sempre detto che la cultura non ha né colore politico e né voto, quindi noi apprezziamo questa iniziativa. Naturalmente ho il dovere di ringraziare il presidente, l'amico Tobia Cafiero, perché non abbiamo messo troppo tempo nel scambiarci quest'idea, nel dire: Tobia, tu che ne pensi? È stata una frazione di secondo, si sono aperte subito le porte. E oggi viviamo un sogno, perché Angie vive questa zona, e ognuno di noi vive questa zona, perché anch'io ho vissuto questa zona. Io sono di Via Lama, quindi per noi è una caratteristica particolare la chiesa di Santa Lucia, non me ne vogliono gli altri che oggi sono presenti, però io voglio solo mandare un messaggio. Parlare di cultura può sembrare difficile, anche se stiamo nel 2023. L'amministrazione ha voluto fortemente, grazie insieme di tante associazioni del territorio, tra cui Sfumature in Equilibrio, ma tutte le altre che parlano di cultura, di dedicargli uno spazio, perché io dico sempre: un paese senza cultura è un paese senza identità. Allora noi, sulla base di questo, ci siamo dati un'idea, dire: forse negli anni abbiamo fatto poco. E voglio ricordare a tutti quanti che tutte queste associazioni che fanno cultura veramente lo fanno con cuore, con passione, e posso dire realmente con costo zero. Noi facciamo cultura mita senza rimetterci un euro, e questa è una cosa bella, perché c'è la partecipazione di una comunità attenta, e soprattutto il mio percorso di vita mi ha insegnato che la cultura ci può portare solo lontani, e noi tramite la cultura dobbiamo parlare. Vedete, il nostro obiettivo dell'amministrazione, e mi chiudo perché stasera è la serata per Angie, a cui con il piacere, mi piaceva scherzare con Angie, ma veramente come affetto, noi siamo riusciti a recuperare uno spazio abbandonato sotto le scuole medie, uno spazio di 1000 metri quadrati, che faremo un grande centro culturale polifunzionale a disposizione della comunità. Quindi ti dico una cosa, Angie mi ha invogliato su certe cose, di dare più attenzione alla cultura, perché a volte le amministrazioni sono più attente su altre cose e meno attente sulla cultura. Ci siamo resi conto che con la cultura costruiamo dei percorsi, costruiamo quelle strade che diceva Don Salvatore, costruiamo la nostra identità. Grazie. Grazie al sindaco di Sacchino e anche a Pasquale.